Non sappiamo come si possa scendere in campo in queste condizioni, così svuotati, al punto da prendere gol da Alberto Cerri, modestissimo attaccante che trova il gol in Serie A dopo ben 3 anni. Qualche domanda bisognerebbe farsela. Ma sappiamo che non è la prima volta che accade e abbiamo il timore, fondatissimo, che possa risuccedere ancora. Forse l'unica speranza è che possa limitarsi solo alle prossime 5 partite, perché ormai è andata. Non sappiamo cosa sarebbe successo se fosse rimasto Garcia, ma sappiamo che né Mazzarri né Calzona sono riusciti minimamente ad imprimere qualcosa su un gruppo completamente sbandato. Non sappiamo cosa stia pensando Sinatti dinanzi al rendimento atletico della squadra in campo. Sappiamo invece che guardarli immobili genera attacchi di orticaria acuta, almeno a chi ama davvero il Napoli. Non sappiamo cosa abbiano fatto di male, anzi malvagio, Simeone e Lindstrom per meritarsi un trattamento simile. Non vogliamo neanche immaginare Dendoncker. Sappiamo che difficilmente potrebbero fare molto peggio dei titolari. Non sappiamo se basterà cedere tutti, dal primo all'ultimo, per estirpare il germe del malessere, impadronitosi dei condottieri dello scudetto azzurro. Ma sappiamo che purtroppo ci sono poche alternative al loro addio. Per non odiarsi ancora di più, per non cancellare ulteriormente gli ultimi teneri ricordi della stagione 2022-2023, quella ormai distante un secolo.